fuori da solo. Sei un cane sciolto? No. Vuoi venirti a salirvi? Vuoi venirti a noi? No, lo conosco, lo conosco. Vuoi essere un salieri? Ti vuoi venire a noi, Coro? Se è possibile, sì. Sì, perfetto. Cosa la puoi offrire? Informazioni sul Vanilla, visto che lavoro lì. Ah, perfetto. Stavamo cercando proprio informazioni sul Vanilla, sai. Ma un cazzo, sì. È possibile, è arrivato perfetto. Piccolo il mondo, eh? Incredibile. Grazie. Bene che sai del Vanilla. Cos'è che vuoi fare, Trippa? Io sospetto che ci sia un giro di prostituzione per il Vanilla. E che vendono degli alcolici, no, è possibile? No, no. Probabile, sì, però... Vendono alcolici? Non lo so, sì, mi sembra di sì. E ci sono anche delle ballerine. Porca puttana, immaginavo bene loro. Alcolici e ballerine. È roba grossa questa. E postacci. Roba che scotta, ragazzi. Ma sa lunga, ragazzo, qui davanti, eh. Hai anche altre informazioni o è tutto qui? Cioè, basta, non sono informazioni di che scotta. Per adesso, sì. Però... Secondo me è con noi, ragazzi, assolutamente. Ragazzi, informazioni così non si trovano mica tutti i giorni, eh. È già influenzato, ha già sputato il rospo comunque. Andiamoci a prendere con gli altri due ragazzi, che mi sembra. Ci accontentiamo di queste informazioni per ora. Cioè, non che sia poco, anzi, è una grossa. Non è accontentarsi, cioè, nel senso. Tu quindi mi garantisci che vendono alcolici, ci sono delle ballerine? Sì. Okay. Ma ne sei certo? Al 100%. Minchia. E posso anche darvi in varie informazioni su altri locali. Sì. Per ora tipo? Cioè, ne parleremo più avanti, ok. Aspetta, fammi indovinare. Allo Schiantos, okay. Kebab, non mi dire che vendono il kebab. Non lo so, non penso. Ma io vorrei dare una missione a questo ragazzo per renderlo veramente degno. Vedi quei due ragazzi in fondo. Per i due anni. Bella devi convincerli di unirsi a noi. Ti ringrazio, perché? Però. Perché sì, voglio vedere che sa fare. Voglio vedere che sa fare. E poi siamo i salieri. Ce l'hai un sacco, ragazzo. Aspetta, ma tu sei uno che sa un sacco di robe, quindi sui locali. Posso farti un'altra domanda? Dimmi. Ma mi hanno detto che dietro al coso, come cazzo si chiama quel locale? Al concessionario dell'usato gira droga. No, al Bahamas. Praticamente sì. Vendono Jack Daniels lì. È possibile? Impossibile. No, è impossibile, non penso proprio. È possibile? Non penso proprio. Perché dici che è possibile? Non lo so, perché non penso. Ciao, Castore. Sendi un'altra domanda abbastanza importante. Questo, raga, ve lo giuro. Come è possibile? Mi hanno detto cazzate allora. Cazzo. Caro, queste scarpe in negozio di droga. In realtà ho trovato un cassonetto. Non c'ho i soldi per comprare le scarpe. Ma scusami, ma tu sei arrivato qui a far cosa? Lui è arrivato qua. Sei arrivato qui? Perché mi ha seguito, mi sa. A noi piace gente del genere, comunque non ha nulla da perdere, che ha voglia di riscatto. Soprattutto gente che non ha nulla da perdere, questa è la parola chiave. Esempio, facci vedere che non hai nulla da perdere, vai e straccia il kimono al ragazzo dietro di te. E avrai la gloria per sempre. Scaccia il kimono, allora, stracciaglielo. Quel tipo ti dico già soltanto che non rischi, perché è il sushi man di quel gruppo là, che quindi è quello che prepara da mangiare. Vai lì, gli stracci il kimono e torni qui. Se lo portano tipo catering dietro. Sei automaticamente nel gruppo. Prima di andare, caro, se ti posso chiudere. Non posso, signore. Ma perché no? Perché non puoi? Caro, un sushi bar, cioè non è che... Non allora, facciamo una cosa. Tu hai detto che non hai soldi. Aspetta un attimo, caro, mi puoi dare un'acqua e un hamburger? Se c'è. In realtà sto sette anch'io. Sempre, se pensi sempre a mangiare, Trippa. Ho lasciato la mia roba scaduta là dietro. Ah, se è scaduta e che vuoi dare a me la roba scaduta da mangiare. Grazie, comunque. Allora, scusa, cosa vorresti insinuare? Che io prendo le cose scadute? No, assolutamente no. Ah, neanche io c'ho niente. No, chiaro, però fidati. Aspetta, mi chiamo. Il kimono là, glielo potresti stracciare. Pronto. Prova, fai una prova. Tu, sì, Raffaele. Tu hai soldi? Come se volessi. Oppure vai lì e li fai. Sushi man, mi fa due di ieri. No, non ho più bisogno, cioè. È suo lavoro, raga, quindi niente di... Mi ha chiamato il sequestro, ho detto no, non ne ho più bisogno. Ragazzo, hai i soldi tu? Ah, sei tu il Gnop? Aspetti, Se non stracci quel kimono non sei degno di stare. Senti una cosa, vai al Nadir, prendi quella macchina e la porti qua, dai. No, voglio esserci io per prendere quella macchina, Trippa. Io vederli urlare. Dai, fai una roba, vai dal ragazzo lì davanti, che è quello che si occupa del catering dell'incontro, e digli di darti da mangiare. Ricordo un magari altissimo. Ma quale?
Quello con la, col kimono rosso. Dai, okay. Sushiman, due nigiri, fai due nigiri e un temaki. Guarda vocali alte. Il sushi mio. Sì, il sushi. Cioè, nel senso. Normale. Aspetta, chiama la rimozione forzata qui, trippa. Chiama ambulanza, rimozione forzata e polizia qui che mi piego, zio. No. La chiamo io. Allora, dai, ragazzo. Passami il telefono, trippa. Tutto, rimozione forzata, ambulanza e polizia, bro. Tutti. Va bene. Caro, se puoi aggiungere all'ordine altri due sashimi al tonno, scrivo che dai, vai ragazzo, vai gliela chiedere a su, eh? Qual è il civico? Vai ragazzo, vai dal sushiman. Sushiman, vai, sì. Cos'è che volete? Due nigiri? E temaki. Ok. Alza la voce, però. Il sashimi al tonno. Ok. Ragazzi, andiamocene via veloci, ragazzi. Scusi, sushiman. No. Boh, mi metto di chiamarla sushi. No, non fa il sushi. No, non sei il sushi, man. E sto tirando fuori le armi. Già. Mi ha detto. No, non i giri, è tratto male. No. Ha chiamato la polizia, veramente? Aspetta, lo devo chiamare veramente sì o no? Il carro attrezzi sì, quello, anche l'ambulanza. La polizia valuta tu bene. Senti, chiamo tutta la rubrica. Vai. Aspetta che voglio vedere, secondo me lo slama, eh. Chiedo scusa, allora. Chiedo scusa. No. Sono stati molto aggressivi. Sì? E non te l'ha dato nigiri? No. Mi hanno detto che non sono dei sushi. Ah, ma ho capito, gli devi dare la parola d'ordine, ok. Lavoratori del lordo. La devi vedere appena ti interfacci con lui, capito? Lordo, subito. Dammi del sushi. Capito, no? È tipo il primo della parola chiave. È la parola. Ma è normale che se non l'avete detto. Dove è quello di prima con i capelli d'ananas che ha chiamato che ragazzino? Si incazzano. Quello che ha chiamato ragazzino, dov'è? Sta dentro il capannone. C'è un ragazzino qui, abbastanza arrogante. Eccolo lì, è quello dentro che è sceso ora, eccolo là, quello lì davanti al cancello, quello là, quello è certamente uno del catering, vai lì e chiamalo ragazzino. Ragazzino, quando inizia la festa? Ti sa dare informazioni sicuramente lui, caro. A chi? A quello lì con i capelli ad ananas, un tipo, quello fa la sicurezza, uno che non conta un cazzo. Ma non dovete. Posso farlo, ho già fatto questo, ho rischiato molto. Fidati. Perché non hai usato la parola d'ordine, cazzo. Ma pensavo di avessero detto gentilmente. Lordo, devi chiamarlo. Avvicinati tutti all'hangar. Ragazzi, tutti all'hangar, dai. C'è un gioco. Dobbiamo entrare. Tutti all'hangar, vicini.